Grazie Presidente. Sicuramente interesse di Roma Capitale promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro territorio, promuovere il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali dei nostri cittadini. Roma, dagli anni Ottanta, gestisce le attività dei centri di formazione professionali, organizzando i corsi, progettandoli, realizzandoli. Corsi che sono attualmente operativi in regime di convenzione con la Regione Lazio. Su tutta Roma, anche in posizioni strategiche nelle zone periferiche dei municipi, sono presenti ben 9 centri di formazione professionale. Le attività dei centri si rivolgono a studenti, alla fascia dell'obbligo e giovani disabili, svolgendo un ruolo importantissimo sia a livello sociale che culturale, sia di preparazione e l'inserimento del mondo del lavoro. Recuperano dei ragazzi che sono usciti dalle scuole e le reinseriscono all'interno di queste strutture, all'interno di questi centri di formazione, dotandoli di una formazione culturale base e insegnandoli appunto il mestiere. A gennaio del 2017 ho prodotto un atto proprio che anticipava l'impegno di questa mozione, che chiedeva appunto di avviare un processo di decentramento, sia finanziario che amministrativo, nei confronti della Regione Lazio, ai fini appunto di poter gestire direttamente, i centri di formazione professionale, quindi anche i finanziamenti, e dare risposte alle criticità che tuttora sono in essere riguardo al reperimento degli insegnanti. Questo atto, in attesa che la Regione Lazio ci dia risposta, e portando avanti un discorso di decentramento amministrativo, è stato redatto al fine di garantire il servizio dei centri di formazione professionale, sanando quindi le criticità che ormai si sono cronicizzate negli anni e valorizzando l'istituzione formativa nel suo complesso. Noi crediamo sia importante ripartire dalla complessiva manutenzione delle strutture e assicurandone anche le strumentazioni necessarie a svolgere le attività, riorganizzandone i servizi. Crediamo nel valore di questi centri di formazione professionale e nel possibile potenziamento, visto il ruolo che potrebbero svolgere nell'inserimento del mondo del lavoro, ma anche a garanzia di una creazione e la realizzazione di una rete integrata tra strutture e servizi innovativi che riguardano sia la formazione che l'inclusione sociolavorativa. Quindi tramite la creazione di hub territoriali che collaborerebbero sia con il Dipartimento di Politiche Sociali che con le istituzioni scolastiche, che con i servizi sociali e il Dipartimento Lavoro di Roma Capitale. E sicuramente crediamo importante anche andare a sanare le criticità in essere che riguardano appunto il reperimento degli insegnanti. Sappiamo che ormai ogni anno c'è una difficoltà ad avviare i corsi di formazione perché parte dell'organico degli insegnanti non viene reperito in ritardo rispetto all'inizio dei corsi ufficiali e gli alunni ovviamente si trovano scoperti a inizio anno di alcuni corsi e questa cosa ovviamente va a gravare sulla qualità dell'istruzione di questi ragazzi che ricordiamo vanno anche a coprire il servizio dei disabili nella formazione lavoro. Noi promuoviamo un nuovo piano delle qualifiche professionali anche con gli enti pubblici
pubblici come la Regione Lazio. Ci sono tante qualifiche che ad oggi non vengono nemmeno prese in considerazione e che andrebbero, secondo noi, rivalutate. E promuoviamo una strategia di potenziamento dell'offerta didattica che rispecchi di più quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro e anche che ne permettano, insomma, l'innalzamento della qualità. Anche come Commissione Cultura, abbiamo Commissione Cultura, Lavoro, Formazione Professionale, abbiamo avuto modo di conoscere delle attività, dei mestieri che sono tipici della nostra romanità, del nostro know-how, del nostro Made in Italy, del nostro Made in Rome, che ahimè si stanno perdendo. Penso per esempio ai restauratori di pellicola. Invece crediamo che questa sia un'occasione, insomma, per formare i ragazzi alla crescita di lavori che sono assolutamente di livello, di valore e che possono essere esportati in tutto il mondo e riconosciuti in tutto il mondo. Ecco, questo allineandolo a un percorso di sviluppo dei centri di orientamento al lavoro che svolgerebbero un ruolo fondamentale per introdurre gli studenti verso la scelta di questi corsi. Ovviamente un passaggio decisivo anche in risposta a quello che sono ormai, come dicevo, il problema cronico del reperimento insegnanti che si rappresenta ogni anno, è impegniamo con questo atto a valutare la strada che preveda una novazione dei contratti di tutti quegli insegnanti che non sono stati assunti a tempo indeterminato. Certo, questo compatibilmente con la sostenibilità economica e le opportunità amministrative che possiede Roma Capitale. Però andiamo in indirizzo finalmente dopo anni in cui anche le vecchie amministrazioni avevano valutato invece la possibilità di chiudere questi corsi e non valorizzarne quella che è la funzione attuale anche a livello, come dicevo, sociale e culturale. Qui cerchiamo di andare appunto a sanare finalmente questa gravità e quindi diamo indirizzo agli uffici di rivedere di nuovo i contratti di lavoro e questo andrebbe a garanzia della continuità e della continuità, discontinuità rispetto a un non reperimento degli insegnanti ogni anno. Ricordiamo che nei passati anni si è arrivato a fornire i nuovi corsi, si sono avviati dopo anno scolastico iniziato. Siamo andati migliorando quest'anno, però ahimè la criticità si è rappresentata di nuovo. Però appunto diamo questo indirizzo che va in rottura rispetto agli anni passati. Grazie Presidente, grazie Consigliere.